L'emergenza coronavirus ha aggravato una situazione economica e occupazionale già drammatica in provincia di Caserta. Secondo lei, quali sono le misure da adottare in grado di produrre risultati a breve e medio termine per rilanciare crescita e favorire la creazione di posti di lavoro? Beh, già la Giunta regionale due mesi fa ha bandito un pubblico avviso a favore delle imprese industriali, manifatturiere di tutta la regione, mettendo delle risorse considerevoli, 90 milioni di euro. Dobbiamo continuare in questa direzione, aprire di nuovo bandi che sostengono l'imprenditoria, la manifattura, perché solo così si può recuperare occupazione e rilanciare l'economia. In terra di lavoro l'agricoltura rappresenta un settore strategico e fondamentale. Le aziende come possono essere aiutate ad adattarsi al mercato e riuscire a intercettare la richiesta di prodotti di qualità? Beh, già sulla qualità le nostre aziende agricole sono già avvantaggiate, già fanno un ottimo lavoro. I PSR futuri dovranno proprio indirizzarsi verso questa settorializzazione, questa verticalizzazione, per dare in modo che le imprese agricole facciano sempre più prodotto di qualità, più competitivo sui mercati internazionali. In provincia di Caserta insiste la zona ASI più grande del Mezzogiorno, la Regione Campania. Che strumenti deve fornire alle imprese per metterle in condizioni di competere sul mercato nazionale e mondiale? Beh, io ritengo che dobbiamo tirare fuori dal cassetto la proposta della riforma delle ASI. Dobbiamo arrivare ad un'agenzia regionale, fare in modo che questa agenzia regionale sia gestita dal mondo delle imprese, per evitare che ci siano commistioni inutili e si garantisca una democrazia industriale in questa nostra provincia. We'll be right back.